Ciao regà, ciao regà. A parte che sto a casa dell'amico mio napoletano, so che siete qua a chiamare Kamsik. Però sono triste e deluso, ma sono proprio tanto triste e deluso. Allora, premessa. Non è che mi aspettassi grandi cose, eh. Cioè, più o meno questo era quello che mi aspettavo. Una sconfitta, l'ennesima figura di merda, perché questo è quello che la Roma quest'anno ha deciso di regalarci, l'ennesima figura di merda. Purtroppo dobbiamo guardare in faccia la realtà, nonostante facciamo cagare al cazzo in campionato. Ragazzi, noi abbiamo staccato la spina. Io so che qualcuno dice: ah sì, che guarda delle spalle perché il Sassuolo te pia. Sono d'accordo, ma me lo del culo a me in primis. Io per primo, a me lo del culo. Sono d'accordo. Però ragazzi, dobbiamo anche capire. Di fronte c'avevamo una squadra che si doveva salvare per forza. Perché il Cagliari questo doveva fare. Salvarsi obbligatoriamente. Senza se e senza ma, doveva salvarsi. Oggi era obbligata a vincere. La Roma non si rende manco conto di dove si trova in questo momento. Ci abbiamo segnato pure fa ha segnato Fazio, ragazzi. C'è una partita in cui la Roma gioca e segnano Carles Perez e Fazio. Tu già da questo c'hai la dimensione davanti agli occhi di che cazzo di squadra hai messo in campo. Però posso dire una cosa: io non riesco per questa partita in generale a mal giudicare Fonseca. Cioè, penso solo che avrò sfogo per incazzo, cioè non mi sfogo per niente in questo video, non mi sfogo per niente, ma perché bisogna essere oggettivi. Se volete, metto qua, faccio lo sfogo per views, almeno mi danno 2 soldi, ma non è così, non è così. Quando bisogna dirlo oggi, non è così, oggi non è così, raga, nonostante a me mi giri il cazzo, perché tanto la Roma è reiterante, si dice reiterante, la Roma è recidiva, continua a perdere, continua a far cagare da ormai mesi in campionato. Non è questa la partita per la quale mi rode il culo. Ho capito da 2 o 3 settimane di essere fuori da tutto. L'ho capito, ovviamente, in campionato. E anche se dovessi o non dovessi fare la conference, ma sinceramente me ne fregherebbe il giusto. Nel senso, una Coppa Europea è sempre una Coppa Europea, una nuova Coppa, giochi. Però se devono giocare la conference, che mi dà la qualificazione in Europa League, ragazzi? La qualificazione in Europa League, ragazzi miei. Preferisco giocare una volta a settimana, godermi le altre competizioni senza dovermi giocare la conference e non arrivare a dover fare turnover. Adesso ci sta che tu faccia turnover. Io vi dico la verità: se oggi la Roma avesse giocato con i titolari, mi sarei incazzato. Perché il campionato lo hai mandato a puttane. Che senso ha poi fare giocare con i titolari oggi? Ragazzi, giovedì c'è il Manchester. Giovedì c'è il Manchester. Giovedì c'è una delle tue 2 partite più importanti dell'anno. L'altra è il ritorno. E queste 2 partite ti sbloccherebbero un'altra partita che è la più importante dell'anno. Qualora ci andassi, ovvero la finale. Quindi, stando ragazzi, è così. Stando è così, abbiamo staccato la spina. Non abbiamo più niente da dire. Vi ripeto, mi metto là, mi incazzo, faccio 2 views. Ma non è così, non è così. Oggi ho visto la partita, ma come con l'Atalanta. Cioè, ho visto la partita con la voglia di chi, insomma, vuole guardare qualche schema, qualche situazione. Quando la Roma perde un po' mi gira sempre il cazzo. Però, ad essere sinceri, altro non potevo chiedere. Nel senso, sì, potevo chiedere un pareggio, una vittoria. Però, l'importante è giovedì. L'importante è giovedì. L'importante è giovedì. Forza Roma sempre. Daje. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Oggi video più breve del solito, ma c'è poco da dire. Boccia da Daje come sempre. Ci vediamo al prossimo video.